Ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito a livello di contenuti, ma non a livello di informazioni che voglio condividere con voi. Più che condividere con voi, mia community che mi seguite praticamente sempre con tanto affetto, sono informazioni che voglio condividere con tutti i creator italiani che si sono trovati, che si trovano nella situazione in cui mi sono trovata io qualche giorno fa. Io ho un account Google AdSense, è un account Google che permette di ricevere dei pagamenti, pagamenti in particolare dagli introiti di video di YouTube o da siti internet. Nel mio caso video YouTube, ovviamente. Qualche giorno fa ho raggiunto la soglia di pagamento e sono andata ad inserire all'interno del mio Google AdSense il metodo di pagamento. Il metodo di pagamento scelto era un conto corrente postale legato in particolare ad una PostePay Evolution. Avevo letto che c'era la possibilità di collegare la PostePay Evolution con Google AdSense, ma quando sono andata ad inserire il metodo di pagamento ho avuto non poche difficoltà. Difficoltà inizialmente che sembravano difficoltà di sistema, per poi qualche giorno dopo, quando ho provato, rendermi conto che era proprio un problema del mio account Google AdSense. Allora, per inserire il metodo di pagamento la procedura è decisamente semplice. Si va nella pagina di Google AdSense, si fa pagamenti, inserisci il metodo di pagamento e viene richiesto l'intestatario del conto corrente, il codice IBAN e il codice BIC o SWIFT, che è il codice che identifica i paesi intesi come nazioni. Reperisco tutte queste informazioni, vado ad inserirle per avere il pagamento sulla mia PostePay, ma in realtà non riesco. Quindi penso che sia un problema della PostePay, vado a reinserire nuovamente le coordinate bancarie inserendo il mio conto corrente bancario. Anche con questo non funzionava. Il codice errore che ho ricevuto è un codice errore OR-BAI trattino 10. Cerco un po' dappertutto su internet, su YouTube, questo codice errore, ma non trovo nessuna informazione per come procedere ad inserire il pagamento. Quindi cosa faccio? Siccome io sono una pasticcione, ormai mi conoscete, decido di aprire un altro account Google AdSense da collegare al mio canale YouTube. Apro questo account, aspetto che mi arrivi la notifica che l'account è stato creato correttamente, dopodiché vado nel mio canale YouTube e scollego il mio account originario per collegare l'account secondario. Da quel momento ho riscontrato che tutti i miei video che prima erano monetizzati non avevano più la monetizzazione e quindi risultava bloccata la monetizzazione. Mi dico, vabbè, poco male, tanto con l'account vecchio non riuscirò mai a collegarlo, eventualmente ci saranno momenti migliori e inizierò a monetizzare successivamente. Questo perché io ho chiesto assistenza nella pagina di Google AdSense, c'è scusate, un menu dedicato, ma l'unica possibilità che avevo era quella di mandare un messaggio in una chat proprio di utenti Google AdSense piuttosto che in una chat di esperti. Non c'era la possibilità di chattare online con il supporto e quindi ero un po', insomma, disperata perché non riuscivo proprio a far fronte a questo problema. Dicevo, quindi mi salta la monetizzazione, dopo un giorno mi arriva un messaggio da YouTube che mi dice che il mio account risultava bloccato per la monetizzazione perché in realtà in Google AdSense erano censiti due utenti con lo stesso codice fiscale. Primo era quello originario e un altro era invece il secondario che avevo deciso di aprire successivamente. Quindi provo ad eliminare l'account originario,
ma non c'era la possibilità di farlo perché avevo già raggiunto la soglia di pagamento e quindi Google AdSense non me lo faceva eliminare. A quel punto ero un po' demoralizzata perché avevo perso la monetizzazione, avevo aperto due account e non funzionava nulla. Decido allora di ricollegare a YouTube il mio account principale e da lì vedo che la monetizzazione ritorna attiva. Quindi mi dico, il problema è proprio un problema di account. A questo punto guardo su internet, ancora non trovo nulla, ma trovo una youtuber indiana che aveva avuto un codice errore molto simile al mio, invece che trattino 10 era trattino 03. Lei ha aperto richiesta di assistenza direttamente da YouTube Studio, di cui vi lascio le clip per farvi vedere come si fa, e da quel momento in poi è stata contattata e supportata dai tecnici di YouTube. Allora, richiedere assistenza è semplicissimo. Cliccate sul bollino dove c'è la vostra foto, selezionate guida e feedback. A questo punto vi apre una pagina con delle risorse disponibili che a me non sono servite. Cliccate su contattaci e andate ad inserire il codice errore nel primo step. Inserite la descrizione dell'errore e premete avanti. Anche a questo punto vi propone delle risorse disponibili, voi selezionate risoluzione dei problemi di pagamenti per Google AdSense, fate passaggio successivo e vi apre anche qui una guida con delle richieste già fatte. Andate, cliccate ancora su passaggio successivo, selezionate email, inserite il vostro nome, cognome, indirizzo del canale, di nuovo il codice errore, flaggate le due spunte e fate invia. A questo punto partirà una mail verso YouTube Support. Queste sono le mail, devo dire che sono stati molto carini, molto gentili e mi chiedono di descrivere accuratamente come mai non riesco ad inserire il metodo di pagamento e ovviamente mi rimandano anche alla descrizione di come inserire il metodo di pagamento su Google AdSense. A questo punto io rispondo inoltrando anche lo screen del codice errore, che come potete vedere, come dicevo, è un errore ORBAIH10. Metto anche il print screen della pagina, dopodiché allego questo screenshot e vado ad inviare nuovamente una mail. Passa una mezza giornata e ricevo un ulteriore mail da YouTube Partner Support che mi dice che hanno contattato i tecnici e che stanno verificando il problema. Dopo ancora credo mezza giornata mi scrivono dicendo che i tecnici hanno risolto e di riprovare tra 48 ore ad inserire il metodo di pagamento, rimandandomi sempre alla guida di come si fa ad inserire il metodo di pagamento. Tecnici favolosi, così come quelli di YouTube, anche quelli di Google AdSense, perché poi YouTube ha contattato direttamente Google AdSense e quindi io ho ricevuto risposta sia dal supporto di YouTube che dal supporto di Google AdSense, e nel giro di 3 giorni ho risolto il mio problema. Quindi quello che volevo dire a tutti i creator che si trovano nella mia situazione, in particolare i creator italiani, perché capire un creator indiano che parla indiano-inglese, che non ha sottotitoli in inglese, è decisamente difficile. Quindi ho deciso di creare questo video proprio per supportare e aiutare i creator italiani che si trovano nella mia condizione. Voglio dirgli di non perdersi d'animo, di chiedere aiuto al supporto di YouTube, perché sono bravissimi
Niente, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguita, chiedo ancora scusa alla mia community se troveranno un video che non è proprio di loro gradimento, che comunque a loro non può servire. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se il video non vi è piaciuto mettete un dislike, lasciate un commento, che ho sempre piacere a salutarvi. Se avete qualcosa da chiedermi relativamente all'assistenza di YouTube, chiedete tranquillamente, io vi auguro una buona giornata.